话就说。老爷爷，我也不说，大姐也不说，我不听。你念呢？Abbiamo paura. I russi stanno invadendo tutta l'Ucraina. Ormai sentiamo solo boati. Siamo stremati. Un convoglio militare russo lungo 60 chilometri si avvicina alla capitale con blindati e tank. Tutta l'Ucraina è sotto attacco. Aiuto, aiuto! Ci stanno sparando addosso! Hanno colpito il palazzo! Stanno bombardando le nostre case! Ci stanno uccidendo tutti! Figlia mia, di grazia Putin. Era proprio questo che volevamo. La casa in fiamme, il nostro futuro in cenere. Putin, sei un dio, sei un re. Kharkiv è tra le città più colpite. Un missile raggiunge la sede del governo regionale in pieno centro. Ecco cosa ci hanno fatto i russi. Chissà quanti feriti. Che Dio ci aiuti, forza, dobbiamo spegnere il fuoco. Non c'è più benzina, non c'è più elettricità, riscaldamento, cibo. Non so come resisteremo. Guardalo, guardalo, sta cadendo. Hanno colpito l'elicottero. È arrivato il missile, ha distrutto tutto. Per fortuna noi ci siamo salvate. Sono scappata con la mia piccola, era tutto pieno di fumo. Vedi, qui tra le macerie c'è ancora il sangue di mia madre. Che cosa succederà adesso? Arrivano le bombe, noi dove andiamo? Si scappa dai centri urbani, dalle campagne, 500.000 in fuga. Le forze russe avanzano di momento in momento, ogni giorno è possibile morire. Dobbiamo andarcene. La mia vicina è stata uccisa a pochi passi da me. Ormai i russi non vogliono prendere solo Kiev, ma tutta l'Ucraina. Russi, siete finiti. Dovrete rispondere per ogni lacrima che ci state facendo versare. Gli uomini devono restare, sono stati richiamati alle armi per combattere. Come questo padre, che saluta la figlia prima che la piccola salga sul pullman per la frontiera. È troppo doloroso passare questa frontiera, lasciare l'Ucraina. Ma cos'altro possiamo fare? Io non voglio che i miei figli crescano con la guerra negli occhi. L'Europa ci deve aiutare.